Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Un caro saluto a tutti da Fabio Moresco e benvenuti ad un'altra puntata di Buon compleanno Venezia. Iniziamo la puntata ricordando il santo del giorno, 4 novembre. Secondo il calendario liturgico veneziano, oggi è il giorno di San Carlo Borromeo Cardinale. Oggi avvenne, 4 novembre 1866, il generale Luigi Menabrea consegna a Vittorio Emanuele II la corona ferrea, in concomitanza con la consegna dei risultati del plebiscito delle province venete. Oggi con noi. Veneziana al 100%. Ama dire di sé che ciò che scorre nelle sue vene è per metà sangue e per metà acqua salsa. Dopo una carriera ventennale nel turismo, decide di intraprendere la professione di accompagnatrice e poi di guida turistica, che le permette di affrontare quotidianamente le sfide del turismo individuale di lusso. Ha aperto un canale social dal nome The Unwritten Venice, Ti racconto Venezia. È un canale dedicato a veneziani e non, dove vengono raccontati gli aspetti più insoliti della nostra città. Per la rubrica Oggi con noi ritorna nostra gradita ospite Manuela Mingardi. Ciao Manuela, bentornata e grazie di essere oggi al telefono con noi per parlarci di questo interessante argomento, la presenza a Venezia della storica e mitica Corona Ferrea. Buongiorno Fabio, oggi parliamo della Corona Ferrea e del suo legame con Venezia e con il Risorgimento italiano. Cominciamo parlando della terza guerra di indipendenza italiana, combattuta dal Regno d'Italia contro l'Impero Austriaco dal 20 giugno al 12 agosto 1866, all'interno della guerra austro-prussiana, della quale rappresentò il fronte meridionale. Essa ebbe origine dalla necessità dell'Italia di affiancare la Prussia nel tentativo comune di eliminare l'influenza dell'Austria sulle rispettive nazioni. Infatti, dopo la proclamazione del tanto agognato Regno d'Italia, nel 17 marzo 1861, mancavano ancora al processo di unificazione territori considerabili a tutti gli effetti italiani. Il Lazio, guidato dallo Stato Pontificio, ed il Regno Lombardo-Veneto ed il Trentino, dominati appunto dall'Austria. Nonostante la vittoria a Lissa e a Custoza, l'Austria, vittoriosa contro l'Italia, ma sconfitta dalla Prussia, cedette i territori residui del Regno Lombardo-Veneto. Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866, concluso fra Austria e Italia, stabiliva le condizioni della consegna e affermava che l'imperatore d'Austria avrebbe ceduto a Napoleone III il regno Lombardo-Veneto all'Italia, sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate. La votazione per il plebiscito ebbe luogo nei giorni del 21 e 22 ottobre a suffragio universale maschile, con una schiacciante vittoria del sì. A celebrazione dell'annessione del Veneto all'Italia, il 25 ottobre del 1866 arrivò a Venezia la corona ferrea, simbolo usato fin dal Medioevo per l'incoronazione dei re d'Italia, di ritorno al Duomo di Monza, dopo che il 22 aprile del 1859, a causa dell'avanzata di piemontesi nel milanese, gli austriaci avevano deciso di trasferire a Vienna. Ma facciamo un passo indietro. Che cos'è la corona ferrea e cosa significava per il neonato Stato italiano? Ma soprattutto, qual è la sua storia? La corona ferrea è un manufatto di arte orafa che da un millennio e mezzo racchiude in sé non uno, ma ben due profondi significati, uno politico ed uno religioso, che ne fanno uno degli oggetti più importanti della storia d'Italia, dall'alto Medioevo ai giorni nostri.
È composta da 6 piastre d'oro ornate da rosette a rilievo, gemme e smalti, recanti all'interno un cerchio di metallo, dal quale prende il nome di ferrea. Un'antica tradizione del 600 la identifica con uno dei chiodi utilizzati per la crocifissione di Cristo, che Sant'Elena avrebbe rinvenuto nel 326 durante un viaggio in Palestina e inserito nel diadema del figlio Costantino. Un ritratto dell'imperatore lo rappresenta con il suo elmo decorato da una serie di placche unite da cerniere ornate da file verticali di gemme che molto la ricordano. La tradizione, infatti, vuole che Sant'Ambrogio, nell'elogio funebre per l'imperatore Teodosio tenuto a Milano nel 395, abbia detto che Elena cercò e trovò i chiodi della crocifissione e con uno fece un diadema per il figlio. Questo sarebbe avvenuto nel 13° anno del pontificato di San Silvestro, ossia il 326 d.C., e da allora il santo chiodo è posto sul capo degli imperatori. Questo legame tra la corona e la passione di Cristo al primo imperatore cristiano spiega il valore simbolico attribuitole dai re d'Italia, che l'avrebbero usata nelle incoronazioni per attestare l'origine divina del loro potere e il loro legame con gli imperatori romani. Altra figura femminile protagonista della vita della corona è la regina Teodolinda, che la custodì a Monza dopo averla ricevuta da Papa Gregorio Magno per aver convertito il suo popolo, i Longobardi, di fede ariana al cattolicesimo. Ma qual è il legame tra Venezia, il Risorgimento e la corona ferrea? La restituzione della corona era parte dell'accordo di pace e venne consegnata ufficialmente il 12 ottobre 1866 dal generale austriaco Alessandro di Mensdorf al generale Menabrea. Quest'ultimo, dopo la firma del trattato, tornò da Vienna portando la corona a Torino, passando però per Venezia. Venne consegnata a Vittorio Emanuele II il 4 novembre del 1866, in concomitanza con la consegna dei risultati del plebiscito delle province venete, accompagnando la consegna con un proclama all'insegna dell'ipocrisia. Il ritorno fra noi di questa antica e venerata reliquia segna l'istante solenne e per sempre memorabile in cui Venezia, spezzate le sue catene, si unisce con voto unanime al Regno d'Italia, recando alla comune patria il largo tributo del suo ingegno, delle sue glorie e delle sue virtù. La corona di ferro, tanto ambita e contrastata, e che fu testimonio di sì lunghe e terribili lotte, non poteva rimanere fuori dal suolo d'Italia. Essa era riservata all'illustre dinastia che la provvidenza destinava a liberare questa bella e nobile terra dal giogo straniero. Perché parlo di ipocrisia? Beh, perché sembra che i giochi fossero stati fatti prima del plebiscito e che il Veneto fosse stato ceduto dalla Francia all'Italia già il 19 ottobre, presso una stanza dell'Hotel Europa Regina. Fa pensare infatti che al momento dello spoglio si contarono ben il 99,99% di voti favorevoli. Una lapide posta in calle larga dell'Ascensione, più precisamente presso l'allora Locanda della Luna, indica il 25 ottobre 1866 come data della presenza della corona in città. C'è da dire che questo luogo non fu scelto a caso. Era infatti la sede dei Templari a Venezia. La presenza in città dell'ordine è documentata già 20 anni prima della nascita. Delle loro proprietà però rimane ben poco. Si sa per certo che nel 1144 i Templi Domini ottengono una chiesa denominata Santa Maria de Broglio, dal nome del canale che la delimitava e che successivamente la chiamarono Santa Maria dell'Ascensione. Nel 1312 l'ordine venne soppresso e tutti i beni passarono nelle mani dei Cavalieri di Malta, che nel 1324 decisero di venderla con le proprietà annesse ai procuratori di San Marco, che al loro posto decisero di erigere uno dei primi esempi di struttura ricettiva in città, quello che oggi è conosciuto come l'Hotel Luna Baglioni. La corona ferrea venne posta per l'ultima volta sul capo del re d'Italia il 26 maggio del 1806 nel Duomo di Milano, quando Napoleone Bonaparte, anticipando il cardinale, si autoincoronò pronunciando la famosa frase «Dio me l'ha data, guai a chi la tocca». Si tramanda che la corona porti con sé la maledizione di Teodolinda, secondo la quale chiunque avesse tentato di rubarla
avrebbe fatto una brutta fine. Così successe al ladro che provò a trafugarla da Avignone nel 300, che venne condannato a morte, come quello che ci provò più tardi, nel 700, che morì in carcere soffocato dall'esalazione di una stufa. Alcuni imperatori poi non ebbero destini migliori. Il Barbarossa annegò in un torrente durante la crociata. Enrico IV subì un colpo di stato da parte del proprio figlio. Carlo V abdicò, Napoleone venne esiliato e addirittura Hitler provò a impossessarsene verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, salvo fare la fine che tutti sappiamo. Bene, noi ringraziamo Manuela Mingardi per questa sua interessante e preziosa esposizione. Ed ora alla nostra ospite chiediamo di suggerirci una lettura per implementare l'argomento trattato oggi. Il libro che vi consiglio è Memorie di una millenaria. La corona ferrea racconta storie di potenti, folli e santi, di Valeriana Maspero, Libraccio Editore, del 2016. Salutiamo e ringraziamo ancora la nostra ospite, con la speranza di riaverla presto con noi per un'altra puntata del nostro podcast, e le auguriamo una buona giornata e buon studio e buone ricerche. Grazie a te Fabio e a presto. Si conclude qui la nostra puntata, ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno, vi ricordo che se vi è piaciuta la trasmissione lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale YouTube Venezia Classic presenta Almanacco di Venezia. Il proverbio del giorno. Ischei fa l'uomo ricco, ma l'educazione lo fa signor. Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città.